Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto dalla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal libro di Cielo, volume 4, capitoli 6 e 8. Questa mattina il mio adorabile Gesù non veniva, onde, dopo molto aspettare, si faceva vedere da dentro il mio interno, che facendosi appoggio al mio cuore, cingeva le sue braccia d'intorno e poggiava la sua sacratissima testa tutto afflitto, serio, in modo che ti imponeva silenzio e voltato di spalle al mondo. Dopo essere stati qualche poco in muto silenzio, perché l'aspetto in cui si mostrava non faceva ardire di dire una parola, si è tolto da quella posizione e mi ha detto: avevo risoluto di non versare, ma sono giunte a tal punto le cose che se non versassi scoppierebbero immantinente tali fracassi da muovere rivoluzione, da farne stragi sanguinolente. Ed io: sì, Signore, versate, questo è l'unico mio desiderio, che sfogate sopra di me l'ira vostra e risparmiate le creature. Così ha versato un poco. Dopo poi, come se si fosse sollevato, ha soggiunto: figlia mia, come agnello mi feci condurre al macello e stetti muto innanzi a chi mi sacrificò.
Così sarà di quei pochi buoni di questi tempi. Ma però questo è l'eroismo della vera virtù. Di nuovo ha soggiunto, ho versato, sì, ho versato, vuoi tu che versi un altro poco, così mi alleggerisco di più? Ed io, Signore mio, non me lo domandate neppure, sono a vostra disposizione, potete fare di me ciò che volete. Così ha versato di nuovo e mi è scomparso, lasciandomi sofferente e contenta per il pensiero che avevo alleggerito le pene del mio Gesù. Questa mattina il mio adorabile Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa e mi faceva vedere i tanti mali che si fanno contro la carità del prossimo. Quanta pena facevano al pazientissimo Gesù. Pareva che li riceveva lui stesso, onde tutto afflitto mi ha detto: Figlia mia, chi fa danno al prossimo fa danno a se stesso, ed uccidendo il prossimo uccide l'anima sua. E siccome la carità predispone l'anima a tutte le virtù, così non avendo la carità, predispone l'anima a commettere ogni sorta di vizi. Dopo ciò ci siamo ritirati e siccome da parecchi giorni soffrivo un dolore intenso alle costole, mi sentivo perciò sfinita di forze. Il benedetto Gesù, compatendomi, mi ha detto: Diletta mia, te ne vorresti tu venire, non è vero? Ed io, volesse il cielo, Signore mio, che fosse causa questo dolore come venire a te, come gli sarei riconoscente, come lo terrei caro e per uno dei miei più fidi amici. Ma credo che volete tentarmi come le altre volte, ed eccitandomi coi vostri inviti, restando poi delusa, verrete a formare più crudo e straziante il mio martirio. Ma deh, abbiate compassione di me, e non mi lasciate più a lungo sopra la terra, assorbite in voi questo misero verme, che non ho ragione perché da voi stesso ne uscii. L'amabile Gesù, tutto intenerendosi nel sentirmi, mi ha detto: Povera figlia, non temere, che è certo che verrà il giorno tuo in cui resterai assorbita in me. Sappi però che le tue continue violenze di venire a me, specie dietro i miei inviti, ti giovano molto e ti fanno vivere nell'atmosfera dell'aria senza l'ombra di nessun terreno. Tanto che tu sei come quei fiori che non hanno neppure la radice dalla terra. E vivendo così sospesa nell'aria, vieni a ricreare il cielo e la terra. E tu, guardando il cielo, solo di quello ti ricrei. E ti nutri di tutto ciò che è celeste, guardando la terra ne hai compassione e l'aiuti per quanto puoi da parte tua. Ma ai riscontri dell'odore del cielo, avverti subito la puzza che esala dalla terra e la aborrisci. Potrei metterti forse in una posizione a me e al cielo più cara ed a te al mondo più giovevole. Ed io, eppure, Signore mio, dovresti avere compassione di me con non dilungarmi la mia dimora di qua per le tante ragioni che ne ho, specie poi per i tristi tempi che si preparano. Chi avrà a cuore di vedere carneficina sì sanguinolenta? E poi per le continue vostre privazioni che mi costano più che la morte. Mentre ciò dicevo, ho visto una moltitudine di angeli intorno al nostro Signore che dicevano: Signore nostro e Dio, non fatevi più importunare, contentatela, noi con ansia l'aspettiamo. Feriti dalla sua voce, siamo venuti qui per ascoltarla e siamo impazienti di portarla con noi. E tu, o eletta, vieni a rallegrarci nel nostro celeste soggiorno. Il benedetto Gesù, commosso, pareva che volesse condiscendere, e mi è scomparso, e trovandomi in me stessa, mi sentivo più accresciuto il dolore, tanto che spasimavo continuamente, ma non capivo me stessa per il contento. Questi due capitoli vertono uno sull'eroismo, ecco, nella virtù, che è poi ciò che è essenzialmente necessario, perché tutto il resto è fumo nella vita interiore. Il secondo, un pochino più articolato, ecco, parte dalla carità del prossimo, ma poi arriva a dare degli importantissimi principi, orientamenti, ecco, e indicazioni, non saprei come definirle, per la vita spirituale interiore di tutti, il nostro rapporto con il cielo e con la terra, il nostro rapporto con sorella morte, e il nostro rapporto
con Gesù, il nostro tasso di amore, diciamo così, con Lui. Quindi parte dalla carità del prossimo e poi termina con questo. Vediamo adesso brevemente di approfondire questi due capitoletti. Allora, qui ormai chi ha meditato regolarmente i primi volumi del Libro di Cielo saprà, o sarà venuto tante volte in contatto con questa forma di partecipazione, evidentemente soprannaturale, del dolore di Gesù, che era l'operazione del versare. Il versare consisteva semplicemente proprio nel travasare materialmente dalla bocca di Gesù alla bocca di Luisa un non meglio identificato liquido amarissimo. Ecco. Tanto per farci un'idea, insomma, sarebbe come un qualche cosa che dovrebbe essere simile al fiele, insomma, no? E, come dire, è una partecipazione di Luisa alle sofferenze e al male che il peccato del mondo provoca in Gesù. Un male che poi arriva a un culmine tale, come sappiamo, da provocare libero, come dire, sfogo delle conseguenze. Cosa che, ecco, la Sacra Scrittura attribuisce alla cosiddetta ira di Dio, che tante volte abbiamo spiegato il modo in cui la si deve intendere. L'effetto di questa operazione è che Gesù ne resta consolato, addirittura chiede il bis, no? Qualche verso un altro po' così mi alleggerisco, e attraverso queste sofferenze rinnovate, come di novella vittima, Gesù fa un paragone molto, molto bello, viene continuato ad essere concesso tempo e possibilità, diciamo così, pacifica di conversione, e soprattutto quel male, ecco, viene a trovare un punto di sfogo. Ricordiamo sempre queste leggi che ci insegna la rivelazione in generale, e la meditazione sulla passione in particolare, e le informazioni che ci vengono dalla spiritualità, dalla ascetica e dalla mistica. Il male generato dal peccato deve trovare un punto dove si ferma, altrimenti scatena reazioni ininterrotte a catene, ripiomba addosso su chi l'ha commesso e purtroppo si riversa anche su chi non l'ha commesso. Ecco, spesso e volentieri. A meno che non trovi un punto dove si sfoga. Questo punto dove si sfoga è stato Gesù nella sua passione, è stata la Madonna nella sua compassione, sono le anime eroiche che accettano di condividere questo austerissimo ministero con Gesù. Questo è l'eroismo della vera virtù e questo toccherà ai pochi buoni di questi tempi. Cosa? Ecco, come agnello mi feci condurre al macello e stetti muto innanzi a chi mi sacrificò. Ovviamente ciò che sottostà a questa offerta è una grandissima carità, quindi un amore immenso per Dio e un amore anche immenso per il prossimo. Una carità che è davvero eroica, ecco perché noi oggi leggiamo gli scritti di Luisa Piccarreta, ma i suoi contemporanei o i peccatori che hanno avuto la conversione a causa di queste cose, o tutti quanti le catastrofi che non sono accadute veramente per questa situazione, per queste offerte, nessuno sapeva a chi fossero attribuite. E la stessa Luisa non sapeva gli effetti delle sue offerte. Le ha saputi in cielo, così come in cielo i beneficiari di queste offerte sapranno da Dio: guarda che questa cosa non è successa perché questa anima, mentre tu stai facendo un sacco di peccati, provocando in continuazione lo scatenarsi del male, stava soffrendo e riparando per te, e in questo modo. Questo vale anche adesso. Per grazia di Dio, quando cade questa meditazione, ieri ho avuto, diciamo, delle buone notizie, no? Il disgelo sembra, ecco, tra Stati Uniti e Corea del Nord.
Io immediatamente ho pensato, queste sono tutte quante le preghiere, i sacrifici delle anime che anche oggi, e ci stanno sicuramente anche oggi, anche anime comunissime che semplicemente si limitano a pregare sul serio e a fare qualche sacrificio, qualche digiuno, qualche penitenza. Basta e avanza quando ci si trova in un regime di grazia ordinaria e non straordinaria, no? E il Signore gradisce queste cose. Ed è in forza di queste cose, ecco, che le situazioni anche apparentemente disperate possono cambiare. Nel senso che il Signore fa grazia e apre spiragli di pace, di dialogo, ecco, che sono gli unici percorribili in situazioni così delicate. Questo ci faccia rendere conto, ecco, di quanto è grande questo ministero, ecco, eminentemente mariano, ecco. Oltre che ovviamente cristiano, perché è stata la via di Gesù, è immensamente produttivo di frutti, anche se noi non vediamo, come dire, gli effetti direttamente connessi ai nostri sacrifici. Ma questo è meglio ancora, ecco, perché raddoppia il merito. Ed è anche interessante la risposta che Luisa dà a Gesù quando gli dice: un altro pochino, posso? Ecco, vuoi? Tu che versi un altro poco, vedete com'è Gesù è rispettoso, no? Della libera volontà, e lei si offre. Potete fare di me ciò che volete. Ecco, questa è la frase dei santi. Dovrebbe essere la nostra frase, ecco. Magari riuscissimo a dirla. Ecco, poi però non si può dire questa frase e poi cominciare a piangere come, ecco, bambini. Quando arriva qualche piccola tribolazione, quindi prima di dirla bisogna pensarci bene, ecco, perché se si dà carta bianca a Gesù, poi è carta bianca, non si può ritirare il foglio dopo che gli si è dato carta bianca e detto scrivi quello che vuoi, no? Passiamo al secondo capitoletto, che parla della carità del prossimo, anzitutto, no? Oh, questo è un altro tema, che è uno dei segni dell'orrore dei nostri tempi, che era la carità del prossimo, è completamente, come dire, andata nel dimenticatoio. È un tema talmente grande questo che veramente occorrerebbe lunga meditazione. Possiamo fare semplicemente qualche, questo però deve essere un punto fondamentale dell'esame di coscienza, specialmente di chi fa la confessione frequente, perché su questo non si manca mai di raffinarsi. E Dio voglia che le mancanze in questa materia si vadano sempre più diminuendo, diminuendo fino a scomparire del tutto, e Dio voglia sempre che siano del tutto involontarie, indipendenti da debolezze, ecco, da momenti, insomma, in cui uno magari viene preso. E questo dobbiamo metterlo in conto, di sorpresa, insomma, che sta in un momento di stanchezza o di tensione, insomma, per cui purtroppo, ecco, manca su questa materia. Chiediamo la grazia al Signore quando questo dovesse accadere di un profondissimo pentimento, nella persuasione assoluta che questi peccati dispiacciono tantissimo a Gesù e alla Madonna. Gli procurano un dispiacere profondo, un dolore immenso. Tutto afflitto, mi ha detto. Il prossimo da noi ha soltanto un diritto, e noi abbiamo soltanto un dovere se vogliamo vivere da cristiani: l'amore. Amore vuol dire fargli del bene, trattarlo bene, pregare per lui, parlare bene di lui, mostrarsi nei suoi confronti sempre dolci, accoglienti, affabili, cordiali, miti, giustificare gli sbagli che fa, i peccati che fa, non parlarne mai male per nessun motivo, fuggire chi dice male del prossimo, essere sempre rispettosi del prossimo, non essere invadenti, non essere insolenti, non essere inopportuni, non criticare mai, quindi,
non rimettere i carichi nemmeno sui peccati che siano conosciuti, meno che mai non fare mai maldicenza, quindi non rivelare un peccato del prossimo che sia occulto, non fare mai mormorazione, cioè non mettere gli uni contro gli altri, non andare a dire a qualcuno che qualcun altro gli ha parlato male o gli ha fatto qualcosa di storto. Perdonare sempre tutto e tutti e chiedere perdono quando si sbaglia. Chiedere perdono. Quando si manca nei confronti del prossimo, bisogna chiedere perdono. E guai a chi non lo fa. E sappiamo che molte volte chiedere perdono costa di più che perdonare, perché perdonare sì, è un atto di liberalità, ma diciamo così, no? Presuppone un rapporto di superiorità, perché la persona offesa, concedendo il perdono, ti fa una grazia, quindi ti dà una cosa a cui tu non avresti diritto. E guai a chi non la fa, perché il nostro Signore dice: chi non fa questo non avrà il mio perdono. Lo dice chiaramente nel Vangelo, quindi su questo non possiamo farci sconti. Ecco, ma chiedere perdono anche a Dio, che significa confessarsi bene, ma anche al prossimo quando abbiamo mancato contro di lui, è umiliarsi, è mettersi in una condizione di inferiorità. La persona potrebbe attraverso questo gesto infierire, no? Dice: ma sì, va, ti perdono con sufficienza o con. Oppure addirittura dire: sì, sei sempre a chiedere perdono, ma sei sempre il solito, insomma, quindi. Oppure fare anche di peggio, insomma, dire: non ti perdono manco per niente, e prenderti a male parole, no? Senza la carità che si possa in qualche modo vedere e percepire, possiamo stare assolutamente tranquilli che siamo lontanissimi dalla volontà di Dio e siamo ancora bambini. Come dice San Paolo nello stupendo inno alla carità, che ogni tanto bisogna andarlo a riprendere, 1 Corinzi 13: se non avessi la carità, se anche dessi il mio corpo immolato al martirio, me lo faccio bruciare vivo, vendessi tutti i beni e li dessi ai poveri, non serve niente a niente. E poi comincia: la carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità, tutto copre, tutto spera, tutto crede e tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. E poi la glossa che fa San Paolo a queste parole che adesso io ho citato di continuo, no? Ma ogni singola, Sant'Alfonso ci ha scritto un libro, insomma, che è una meditazione su questo inno. Si chiama La pratica di amare Gesù Cristo, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. E poi conclude il capitoletto dicendo: quando ero bambino pensavo da bambino, parlavo da bambino e ragionavo da bambino, ma divenuto uomo ciò che era da bambino l'ho lasciato. Quindi che significa? Significa che una persona che non ha la carità è un bambino nella fede. Quindi altro che la divina volontà. È capriccioso, d'accordo? Come bambini in senso negativo. Noi sappiamo che i bambini sono esemplari evangelici. Gesù dice: se non diventerete come un bambino non entrerete nel regno dei cieli, ma c'è l'esemplare positivo del bambino, quindi c'è l'esempio positivo. Il bambino è innocente. Il bambino è obbediente, il bambino è umile perché non conta nulla, è indifeso, questa è la cosa positiva, e c'è l'aspetto negativo, il bambino è capriccioso, il bambino se si arrabbia con qualcuno prende il pallone e se ne va via, non gioco più con voi, mi porto via il pallone, tutte queste cose qui, no? Ecco, noi dobbiamo essere bambini nel primo senso, non nel secondo. San Paolo, al termine dell'inno alla carità, fa questo esempio in relazione alla seconda, ecco, accezione negativa di bambino. Chi non vive bene ad un grado sufficiente la carità e non fa che mancanze sporadiche a questa virtù, ripeto, dovuta a debolezza o a situazioni, diciamo, complesse che poi ciascuno deve imparare ad analizzare dentro se stessi, ma comunque dentro uno stile che sia ordinariamente differente, sta molto lontano, ecco. Ricordiamo quello che disse Gesù allo scriba, no? Quando lo scriba gli chiese il primo comandamento e poi gli
Gli fece la grossa, dice: bravo maestro, hai detto bene che amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, amare il prossimo come se stesso vale più di tutti i sacrifici. Gesù gli rispose: tu non sei lontano dal regno dei cieli. Quindi chi questo non lo pensa è molto lontano dal regno dei cieli e quindi è molto lontano dal regno della divina volontà. Ecco, poi Gesù comincia a provocare un po' di desideri. E Luisa se ne accorge, no? Tu mi vuoi eccitare con i tuoi inviti? E poi restando delusa, qual era il desiderio? Il desiderio era di andare in paradiso e di stare con Gesù. Ora, questo è un desiderio che va santamente coltivato. Nel senso che tutto quello che è desiderio nei confronti di Gesù e di Maria, noi possiamo esprimerlo. In quanto questo ripara a tantissime indifferenze delle persone nei loro confronti, a tantissime mancanze di amore, a tantissimi vuoti di amore. Quindi si può affermare con certezza: Gesù e la Madonna vogliono essere desiderati, lo gradiscono, desiderano che le persone proprio gli rivolgano i loro desideri, gli chiedono di stare con loro, gli chiedono: guarda, te e nessun altro, non voglio niente, non voglio nessuno, no? Anche perché tutti quanti questi desideri, come Gesù spiega, generano poi delle continue violenze di venire a me e ti giovano molto e ti fanno vivere nell'atmosfera dell'aria senza l'ombra di nessun peso terreno, cioè l'amore si alimenta e si arroventa attraverso i desideri e esercita anche, come dire, delle dolci pressioni sull'oggetto del nostro amore e al tempo stesso però ci distacca dalla terra perché noi qualche cosa la dobbiamo desiderare, cioè se non abbiamo i desideri del cielo, abbiamo i desideri della terra. Durante il tempo di Pasqua, che arriverà anche questo, no? Sentiremo San Paolo sempre dire: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù e pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Questo non dobbiamo prenderlo come un precetto morale, moralistico, cioè ah, adesso mi devo mettere per forza a pensare alle cose del cielo, a me invece piacciono tanto quelle della terra. Se ti piacciono tanto le cose della terra, devi semplicemente prenderne atto. Ti piacciono le cose della terra perché ancora il tuo cuore non sta nel cielo, punto. E non sta nel cielo anche perché non desideri abbastanza Gesù. Quindi la soluzione non è che ah, adesso devo, cioè la soluzione è se la vuoi trovare, insomma. Fai in modo di stare di più con Gesù e con Maria e fai in modo di innamorarti di più di loro, perché quando lo sarai non te ne importa niente della terra, hai altro a cui pensare. Quindi nella misura in cui il nostro cuore ancora adesso è terreno, quindi ha desideri terreni, ha interessi terreni, sogni terreni, aspirazioni terrene, gioie terrene, anche di cose di per sé lecite, quindi non è peccato, d'accordo? Ecco, se sono cose lecite, però non c'è ancora un cuore perfettamente fondato in cielo. E Gesù dice a Luisa: tu guardando il cielo solo di quello ti ricrei e ti nutri di tutto ciò che è celeste, e guardando la terra ne hai compassione, cioè le effimere gioie e piaceri o divertimenti terreni, non a un'anima innamorata, non gliene importano più niente. Cioè, se uno legge il martirio di Sant'Ignazio di Antiochia, grandissimo padre della Chiesa, un gigante, insomma, no, che fa commuovere, quando lo stavano conducendo verso Roma e lui sapeva che c'erano delle persone influenti, era una persona nota, insomma, Sant'Ignazio, tutti avevano una grandissima stima. E lo ritenevano santo, non errando per una volta tanto, insomma, a ritenere santo anche una persona vivente. Lui dice: guardate, non vi venga in mente di andare a persuadere qualche pezzo grosso o addirittura l'imperatore che mi dia la grazia, Se farete questo vorrà dire che mi volete male. Io non c'ho più nessuna attrattiva terrena, non mi interessa più nulla di quello che c'è qua giù. C'è solo una voce che mormora dentro di me, parole stupende, che mi dice: vieni a me. E per cui io sarò ben felice di essere stritolato dai leoni e schiacciato dai denti delle fiere che mi trasformeranno in frumento di Cristo. Ecco, questo scriveva Sant'Ignazio di Antiochia.
agli albori del secondo secolo d.C., insomma, 1800 anni prima delle rivelazioni della Divina Volontà, insomma, no? Quindi era un grande santo. Ecco, questo quindi c'è l'odore del cielo che profuma, noi sappiamo che in cielo stanno tanti profumi, ecco. Sappiamo i profumi che faceva sentire il buon Padre Pio, no? E fa sentire il buon Padre Pio quando vuole far vedere la sua presenza. Sappiamo la puzza che viene dall'inferno, ecco, la puzza che viene dall'inferno, insomma, esala anche sulla terra, che tutti questi grandi profumi non ce l'ha. Ecco. Quindi questo desiderio deve essere offerto e deve essere chiaramente santamente vissuto. Cioè il desiderio del cielo non deve essere vissuto come fuga dal mondo o come male di vivere, d'accordo? O addirittura a volte in maniera un po' come mezzo di risoluzione dei problemi, no? Un po' come quelli che si suicidano, ecco. Dice, vabbè, no, non mi suicido, però portami via così mi si risolvono tutti i problemi della vita mia. Questo non è un desiderio santo. Il desiderio santo è mosso dall'amore e al tempo stesso però temperato dall'altro desiderio, e quindi dall'uniformità di volere, che dice: bene, Signore, se tu mi vuoi qui ancora molto a lungo, anche attraverso questi sacrifici, anche attraverso le tue privazioni che ti costano più che mi costano più della morte, anche dovendo vedere tutte le brutte cose che accadono in questo brutto mondo e soffrendo, eccetera, eccetera, e questa è la tua volontà, e questo è quello che tu desideri, e questo è quello che vuoi da me, e questo è quello che ti darà gloria, gusto, riparazione, eccetera, benissimo. Ci stiamo anche altri 100 anni qui, tanto presto o tardi, in ogni caso, ogni notte che arriva è sempre un giorno di meno. Ecco, questo è, come dire, parlare da persone che hanno una fede solida, ad una virtù provata, commovente, infine, significativa, insomma, la scena degli angeli che dicono: dai, signora mio, falla contenta, portala via, portala con noi, che l'aspettiamo addirittura. Bellissimo poter contemplare, insomma, gli angeli che aspettano le creature umane che hanno amato e servito il Signore, no? Contenti della nostra compagnia. Siamo feriti dalla sua voce, siamo venuti qui per ascoltarla, quindi, ecco, musica per le orecchie degli angeli, tutto quello che parla di desiderio di Dio e di amore verso di Lui. Quindi immaginiamo quanto sono contenti anche i nostri angeli custodi quando dovessimo, ecco, fare qualcosa di questo genere, no? E le dicono: tu vieni a rallegrarci nel nostro celeste soggiorno. Questo significa, come possiamo ben comprendere, che l'ingresso di un nuovo santo in paradiso, anche uno solo, comporta un aumento della gioia di tutti quanti i beati nell'orizzonte, appunto, della carità, che rallegrandosi del bene altrui viene a godere del bene fatto dal singolo come se fosse bene di tutti. Ecco, grandissime lezioni. Gesù l'avrebbe lasciata ben oltre 40, altri 40 anni e oltre, insomma, sul pianeta Terra, perché aveva altri progetti, no? Ecco, però è bello vedere anche Gesù commosso, che pareva che volesse condiscendere, poi insomma l'ha detto, dice: no, no, ancora non abbiamo cominciato la scuola della Divina Volontà, quindi lasciamolo un altro po' sulla terra, poi avremo tempo per tutta l'eternità di stare insieme. O Santa Vergine Maria, ringraziandoti sempre di tutto ciò che sei, di tutto ciò che fai, che hai fatto per Gesù e che fai per noi, ecco, noi ti contempliamo come sempre, esemplare vivente di quello che abbiamo meditato. I tuoi desideri hanno, come dire, perforato proprio le soglie del paradiso, insomma, sono giunti come dardi, ecco, nel cuore di Dio. Sappiamo tutto quello che hanno provocato, insomma, anche i cambi di programma da parte dell'Altissimo. Come dire,
vulnerato, ecco, dalla veemenza dei tuoi desideri, che noi ti chiediamo di insegnare a vivere, non dico come hai fatto tu perché è quasi impossibile arrivare tanto in alto, però almeno un pochino certamente sì, e come tu tutto condividesti con Gesù e fosti la sua socia nel dolore, la nostra corredentrice, in attesa che questo titolo sia, come dire, formalmente dichiarato dalla Chiesa, che per ora lo ha sostanzialmente affermato con il suo magistero. Nell'attesa di questo, ecco, mettici alla tua scuola e insegnaci anche l'amore vero, quello che fa condividere le pene di Gesù e con Gesù, ecco, come sempre in riparazione al suo cuore per le sofferenze che gli arrecano i peccati degli uomini, e soprattutto a beneficio delle povere anime che precipitano verso il baratro senza neanche saperlo, ecco, e che senza saperlo vengono salvate e preservate dai cuori che sanno amare e soffrire per amore di Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave, Maria.